È stato firmato ieri in Lombardia un accordo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i dettagli nel prossimo servizio. Prevenire malattie professionali e infortuni nei luoghi di lavoro, oltre che promuovere la cultura della sicurezza, questi gli obiettivi del nuovo piano regionale 2014-2018, per la cui redazione è stata raggiunta l'intesa tra Regione Lombardia, parti sociali, categorie produttive, Direzione regionale del lavoro, ANCE, INAIL, INPS e Ufficio scolastico regionale, che collaboreranno all'interno di una cabina di regia. Il via libera al piano da parte della Giunta è previsto per la fine di quest'anno. Responsabilità civile delle imprese, questo è un po' il tema dell'accordo di oggi. È una novità quella di oggi perché per la prima volta rispetto a quello che è successo in passato facciamo il confronto con i rappresentanti delle imprese partendo da un dato positivo che gli infortuni in Lombardia sono inferiori alla media nazionale, sono in calo, vuol dire che le imprese hanno operato bene, che il sistema di prevenzione attuato dalle imprese in Lombardia funziona e questa è una cosa molto importante. La novità è che vengono coinvolti più categorie, no? Quelle che fanno parte del patto dello sviluppo. Che sicurezza avranno in più i lavoratori sugli ambienti di lavoro? Beh, direi che il fatto che ci sia una pluralità di soggetti, questo dà la certezza della tutela dei lavoratori sotto ogni punto di vista e sotto ogni profilo di interesse. Ancora una volta la Giunta Maroni direi che ha dimostrato di essere dalla parte dei cittadini, dei lavoratori in questo caso in maniera totale e senza distinzioni di categoria, ma soprattutto senza farne di una questione politica rispetto ai confronti con le altre parti sociali. Poi i comuni che ruolo hanno? Ma credo che siano importanti, io credo che l'accordo sia fondamentale per promuovere da un lato una cultura della sicurezza che non deve essere un obbligo ma deve diventare un patrimonio comune a tutti coloro che operano direttamente e indirettamente. Uno sviluppo di questa cultura nelle scuole e una semplificazione delle normative per fare in modo che si possa arrivare a risultati concreti sburocratizzando le varie questioni. Ci sono ancora settori in cui purtroppo la cronaca ci informa ogni giorno di incidenti? Ci sono sicuramente settori nei quali è più difficile realizzare qualunque tipo di sicurezza, ce ne sono altri invece che sfuggono alle normative. Per gli uni è più difficile intervenire, per gli altri i controlli devono essere rigorosi perché nel nostro periodo non si deve morire per mancanza di misure di prevenzione. Accordi come questi possono prevenire anche il nero, che anche dati di questi giorni ci dicono essere ancora alto. Beh, il nero è chiaramente collegato, dove ci sono lavoratori in nero è più facile che ci siano violazioni alle normative sulla sicurezza. I controlli possono scoprire e le violazioni e la mancanza di regolarizzazione dei lavoratori.